Bentornati a tutti per questa seconda serie di questa nuova settimana, di questa giornata di LCK. Qui è Trurian affiancato da Wolcat, con la voce molto più squillante della mia, a parlare di un match che sarà sicuramente entusiasmante fra i Liv Sandbox e i Fredette Brion. Devo fare anche il clown o dici che ci hai dato abbastanza dentro tu? Sono stato abbastanza io, quindi puoi andare tranquillo per la fare la persona seria. Allora, campioni del mondo in carica, testa di serie dell'LCK Spring Split contro squadra da centralto classifica, serie 1 di giornata. Ora cambiamo decisamente registro per una serie che dovrà essere molto più combattuta, almeno sulla carta. Penultima contro ultima, con dei però molto interessanti. Nessuna di queste due squadre è facilmente prevedibile. Hanno messo a segno ognuna delle due delle vittorie veramente contro ogni pronostico. I Fredette Brion contro i Damwon Kia sono quella macchia, quell'una sconfitta che i Damwon hanno subito è per mano dei Fredette Brion, che sono attualmente l'ultima in classifica. Pazzesco, ma vero. I Sandbox, invece, sono reduci da una vittoria nello scorso Playday. Se ben ricordo, anzi, non facciamo che non mi ricordo e Ecco, facciamo che vado ad vai, aiutarmi. fate Facciamo che vado ad aiutare, aiutarmi. dai, Contro Nyamwa potenti mezzi Life. decaster. Contro Nyamwa Life. Una delle tre inseguitrici di Damwon Kia. La squadra di Chovy e Deft. Per 2-0. A botta sicura. È stato veramente un playday strano. Hanno giocato un ottimo League. Hanno giocato sulle ali della potenza del loro top laner Summit. Hanno giocato del Gran League of Legends. Hanno giocato veramente, veramente bene. Mi hanno piacevolmente sorpreso. Sono stati capaci di finalizzare il vantaggio che avevano a ridosso degli obiettivi con delle teamfight giocate magistralmente a livello di micro, a livello di macro game. Non si sono inventati inseguimenti folli all'LCS, Clown Fiesta varie, ma sono rimasti rocciosi a preservare vantaggi e a lavorare per guadagnare svantaggi. Oh, una gran giornata l'ultima dei Sandbox. Quindi a questo punto io faccio veramente molta fatica a fare un pronostico per questa serie, perché anche i Fredette Brion stessi hanno delle partite dove sembrano un team dignitosissimo da metà classifica, che può addirittura dire la sua in chiave playoff, salvo poi guardare la classifica e renderti conto che sono molto, molto indietro di molte lunghezze sul centro classifica. Quindi, davvero, signori, non lo so, potrebbe addirittura trattarsi di l'embrione di una miracle run la giornata di oggi per queste due squadre, perché sono sicuramente l'una che deve fare la partita sull'altra anche a livello di classifica. Quindi, oh, attenzione, questo secondo me è un match molto interessante quest'oggi. Il discorso è che questi due team stanno puntando a così tanto con le loro forze che non sembrano in molti casi così grandi da poter dire di arrivare, non ti dico tanto primi, perché quello sarebbe veramente troppo, ma arrivare in zona playoff, che mi viene da dire qui secondo me ci saranno tanti piccoli errori che andranno a intaccare un po' questa serie. Attenzione, non vuol dire che se giocano male vuol dire che è un gioco brutto, dico solamente che questa partita ti cambia come puoi vedere il ritorno, perché se tu vinci, dici ok, siamo a una partita dalla sesta, questo vuol dire zona playoff, questo vuol dire puntare per una posizione migliore, comunque provare qualche cosa. Ricordiamolo, ora siamo passati a franchigia, però comunque arrivare ultimo, arrivare sesto, a livello anche di onore, il giocatore stesso vuole presentarsi in maniera differente. D'altro canto, hai detto anche tu una cosa giusta, Wolcat, il fatto che questi due team hanno dimostrato lampi di genio e di saper giocare del League of Legends di alto livello, Assolutamente. ma sono stati dei lampi, è questo il problema. E se tutte e due non saranno nella loro condizione top, allora mi domando cosa potranno portare nella giornata di oggi, quando, si è vista anche prima, con la 3, con la 11.3 abbiamo visto un po' più di Clown Fiesta, mettiamola così. Punti salienti del match. La perdente va al decimo posto. Ebbene sì, perché viene rotta la situazione di parità che al momento c'è tra le due squadre. Sono sul 2-6, una delle due andrà 3-6, l'altra 2-7. Quindi si romperà anche quest'ultima coppia. Molte squadre sono accoppiate sullo stesso score. T1 e KT sul 4-4, ad esempio, Freaks e Red Force sul 3-5 e Sandbox e Brion sul 2-6. Le stat non stavano mentendo. Perché questo? Perché stavano andando molto bene, stavano giocando bene e stavano invece subendo un calo fisiologico di Yama Life. E infatti, nella scorsa giornata, punizione divina, 2-0 secco dei Sandbox su Yama Life. Jungler, Sustaining Performance was the key to success. Ebbene sì, perché
il gioco della giungla è molto centrale all'interno di questi due roster. Sembra forse un'osservazione banale, ok, perché Jungle Difference è una grossa difference, lo sappiamo. Ma all'interno di questi roster, la distribuzione del god, la distribuzione dei danni è particolarmente polarizzata sui jungler. E in particolare il binomio Umti Chieftain, oddio, anche qui tosta, signori, perché c'è già un bel turnover anche nel roster dei Freddy Brion, presto parleremo anche del turnover dei Sandbox. Sono squadre che cambiano un po' i giocatori, d'altronde se sono a fondo classifica devono un po' trovare una soluzione a questa loro condizione e vanno a sperimentare molto con i sostituti, eccetera. Quindi occhio in particolare ai giochi di giungla, occhio in particolare a Hoya per i Freddy Brion, un po' un uomo chiave, per i Sandbox Summit Croco, che coppia, giungla top assolutamente centrale nel gioco dei Live Sandbox. E chissà che oggi non potremo vedere schierato il nuovo acquisto dei Sandbox. Aspetto di vedere la lineup. Partiamo con Hoya, Umti, Lava, Ena, Delight, nessuna sorpresa tra le fila dei Freddy Brion, non c'è quindi il sub Chieftain, non c'è nulla di tutto questo. Quintetto titolare per i Freddy Brion, assetatissimi di questo punto, l'abbiamo detto, è un punto molto importante, rompe gli equilibri, rompe la stasi di questo fondo classifica e dà speranze per il recupero della zona playoff. Summit Croco, Fate Root Effort, non c'è Leo in corsia inferiore al posto di Root, situazione per i League Sandbox molto particolare perché sono freschi di ingaggio di Prince. Prince, ex di carry dei Fan Plus Phoenix, è ora nelle fila dei League Sandbox, situazione molto strana per i roster dei Sandbox che hanno zero sostituti in tutte le posizioni, fatta eccezione per la di Carry che vede ben tre giocatori nel loro roster, quindi si dovranno sgomitare parecchio queste di Carry per tempo in campo. Devo dire che il fatto di vedere Prince possa essere un'idea di vogliamo provare a mettere l'acceleratore da quel punto di vista, perché FunPlus Phoenix comunque hanno sempre fatto molto bene in generale. I key player l'abbiamo visto in precedenza, fra i key point Umti contro Croco, c'è poco da dire e poco da fare. Anche perché, parliamoci chiaro, questi due jungler sono molto più di supporto piuttosto che di carry vero e proprio. Sì, non ti giocheranno tendenzialmente Graves, non giocheranno tendenzialmente jungler egoisti da power farming, Lilia, Graves e quant'altro. Li vediamo molto protagonisti delle manovre, non sono... Ecco, Canyon già un esempio che non va molto bene, avete appena visto una performance dominante da parte di Canyon, ma Canyon non si presta bene a questo esempio perché parliamo di uno dei giocatori con la pool più ampia all'interno del ruolo, all'interno della stessa serie può passare da giocare power farmer a ganker puro, nello schiocco di dita e fare magistralmente in entrambi i casi. Ecco, se non sei Canyon, se non sei il miglior jungler dell'LCK probabilmente, sei un po' più in difficoltà nel trovare quella che è la tua strada, e Croco in particolare ci ha regalato grandi partite di Udyr, ci ha regalato tre partite di Udyr, ci ha regalato tante partite di Olaf, quindi sa spaziare molto bene, ha 5 game su Graves, ma è ormai passato per lui, non sta giocando Graves da settimane, Graves sarà proprio il leitmotiv delle prime giornate di LCK, è un po' caduto in disuso, l'abbiamo visto bannato in tutte e tre le partite di questa mattina tra DK e KT, ma non credo che riceverà poi tutto questo rispetto a lungo termine. Ecco, più una precauzione perché spaventati dalla patch fresca c'è la facile possibilità di ricorrere a Graves e quindi viene spesso bannato. Siamo all'interno della Champions Select però e cominciamo con un ban che va a limitare la pool della giungla. Andiamo per i Freddy Brion a togliere dal computo la possibilità che Croco vada a giocare uno dei suoi campioni più piccati, Nidalee. Seguono Seraphine bannata per i Live Sandbox. Ricordo che i Freddy Brion sono tra i team che ha un po' popolarizzato Seraphine. Addirittura c'è stato uno schieramento in corsia centrale per Lava di Seraphine. Sì. C'è la loro seconda vittoria proprio, esatto. Successe che giocarono mid Seraphine. E quindi rispetto da parte degli LSB, assolutamente sensato. Samira da una parte, Gragas che è flessibilissimo come pick, è veramente difficile leggere dove vada questo campione e quindi rende molto complessa proprio la fase di draft, viene rimosso anche Thresh, quindi la Champion Pool dei support aggredita in modo abbastanza pesante, ma sappiamo che bannare Thresh vuol dire anche bannare Aphelios, quindi è molto aggredita anche la Champion Pool degli AD Carry, perché è stata fisicamente rimossa Samira e di riflesso è stato rimosso Aphelios con il ban di Thresh.
Gnar è l'ultimo ban per la prima tornata dei Freddy Brigham. È interessante il fatto di vedere questi ban targettati nella corsia inferiore e vedere come Umti chieda a gran voce, anzi, sarà stato l'analyst desk, però l'analyst, però è stato messo a gran voce il fatto di voler picchiare Udyr quando dall'altra parte c'è Rell. Sicuramente si è visto anche negli scorsi game come Alistar possa andare nell'uno contro uno, ma allo stesso tempo, se devo essere sincero, Rell la preferisco rispetto a Alistar in questo momento del meta, mettiamola così. Comprensibilissimo questo scambio di power picks. Vai a prenderti Udyr che, a detta di molti, sarà con il nerf a succhia sangue e il nerf diretto ad Olaf, che ha subito una riduzione dei punti salute base, il vice Olaf sarà il campione che più di ogni altro brillerà come jungler di quella tipologia, quindi ganker con buonissima capacità di mettere danni base alti pur andando full tank, e quindi Udyr power pick per Freddy Brion, concedendo la coppia che scoppia Rell Kai'Sa ai sandbox. La risposta da parte dei Brion è di quelle esotiche, perché vanno a prendersi Tristana, che può addirittura essere un pick in corsia centrale, c'è del flex, infatti, c'è del flex, e Alistar, che è un support assolutamente formidabile, di prima fascia. C'è la possibilità di prendere Olaf. Sarebbe già un bel contrasto vedere l'Olaf di ieri contro l'Olaf di patch 11.3. Viene selezionato per Croco, quasi sicuramente, anche se c'è la possibilità di flexarlo in top lane, molto remota ma c'è, quindi vederlo nelle mani di Summit. Viene locato Olaf, torniamo alla seconda tornata di ban. Once a Bandle Gunner, always a Bandle Gunner, dice Tristana. Chissà se la Voena inizierà ad amare di nuovo il pick del tiratore di Yordle. Sarà interessante. Intanto i ban continuano. Abbiamo Orianna per la corsia centrale, Renekton per la top. Ok. Il discorso è sempre da toccare i due pick di Summit che sono molto forti. Stiamo parlando proprio di Gnar e Renekton. Aspetta, attenzione! Questa è nuova. Davvero? Di solito non aggrediscono così tanto la champion pool della mid lane, perché c'è poca roba per tutti. Quindi bannare per gli altri significa non poter piccare tu. Osservazione banale, ma quanto mai doverosa in questo senso, perché è praticamente ridotta a zero la champion pool dei mid laner più popolari. Azir, che ora è bannato, fra parentesi. Oddio. Quindi Zoe e Victor. Zoe e Victor sono, sì, obbligati, piccati. Sì. Sono rimasti. O vanno per qualcosa di diverso. C'è Ione, che potrebbe essere piccato nel caso crei una composition intorno a lui. Beh, io ricordo che sia Lava che Fate hanno provato almeno una volta a testa la via del set mid. Vediamo se le statistiche mi danno ragione o sto avendo un abbaglio. No, dico bene, Lava ha avuto diverse partite con pick un po' fuori meta. Abbiamo visto una volta su Set, una volta su Ione, che più che fuori meta è un pick di responsabilità, che non tutti i mid lane possono permettersi, una volta su Corki. Quindi effettivamente Lava ha sperimentato molto con la mid lane, non ha paura di bannare Azir e giocare con pick un po' più esotiche. Dall'altra parte però Fate ha una champion pool un po' più standard. Su Fate abbiamo sempre e solamente visto pressoché tutti i campioni che invece vedete ora bannati. Quindi non so cosa potrà inventarsi Fate. Ok, quindi Zoyne per la corsia centrale, Pantheon invece andrà in top. Sarà quella la scelta contro Camille. Io sogno Alistar full AP top e The Light support su Pantheon. Un sogno che lo veda un po' difficile, Wally. Però dall'altra parte ci ricordano... Ok. Allora, ci siamo dimenticati che c'è Twisted Fate anche, che è un pick che non si vede molto, ma perché anche in 11.1 e in 11.2 veniva molto spesso bannato. E il fatto di avere il destino dalla tua come globale ti permette di poter dare dei vantaggi a Camille e a Kai'Sa, cioè andare direttamente con Coco e dire ok, chi vogliamo far snowballare delle altre due corsie? Vogliamo fare snowballare la corsia superiore. Perfetto, destino, vai su, uccidi il nemico, teletrasporto per ritornare giù. Oppure ricrei, rimetti, è una serie di possibilità che Twisted Fate può mettere. Ma il pick che a me mi fa più interesse è
il nerf di Pantheon, perché ricordiamolo, è stato nerfato in giungla e quindi è più spinto verso la corsia, verso la solo corsia, la solo lane, e quel pick di Tristana. Perché Tristana? Voglio vedere se, uno, pioggia di lame o attacco sostenuto, insomma, che tipo di rune avrà, e il tipo di building path, perché ultimamente si è avuto dei piccoli buff sui marksmen, Phantom Dancer, saluti Lord Dominic, tutto quello che può esserci, ma non la vedo così forte come Kai'Sa. Quindi, la mia l'ho detta in generale, ma voglio sentire anche la vostra. Lascia anche a Wolcat nel caso in questo game 1 vuole dire la sua tramite punti canale, ricordiamolo, sono in alto o in basso, a seconda di dove preferite, oppure, come sempre, se non volete puntare a punti canale, ma comunque dirci la vostra che ci fa molto piacere, gli hashtag sono sempre lì, hashtag LSBWin, hashtag ProWin. Guarda, è un verdetto molto difficile perché entrambe le formazioni non hanno draftato una comp semplice. Nel caso degli LSB è una comp che può prendere diverse forme. Può giocare molto bene in 4 più 1, può giocare molto bene 1-3-1 con sia Summit che Fate a prendere le corsie laterali. Mi è piaciuta moltissimo, moltissimo la risposta dei Freddy Prion, perché se avessero preso un top laner da teamfight puro che non gioca bene la sideline avrebbero sofferto tantissimo. Invece Pantheon in questo senso ha una risposta perfetta alla presenza globale di Twisted Fate. Può partecipare alle iniziative con la propria ulti, può prendersi la sideline, non ha un terribile duello uno contro uno con Camille, anche se trovare qualcuno che regga il colpo con Camille è pressoché impossibile, è un campione formidabile nel duello in corsia laterale, e quindi davvero sorpreso in positivo dalle draft di entrambe le formazioni. A riprova che non stanno giocando nel senso più competitivo della parola possibile, hanno tutte le intenzioni di non essere l'ultima squadra in campionato, la fanalino di coda. Dopo questa giornata, bello draft, vinca il migliore. Io non scommetto perché la trovo molto molto close questa. Voglio godermela senza l'angoscia dei miei punti canali investiti in qualcosa in cui non credo. Può davvero essere la partita di chiunque. Attenzione, perché l'ultima partita di Tristana in corsia inferiore è stata quella di Deft quando giocava nei KZ contro Aiming che giocava a Kai'Sa nel 2019, il 27 luglio. Quindi attenzione, perché Ena sta riportando fuori un pick, detto bene, esotico in questo caso. Sicuramente uno dei punti a favore di questa pick è l'interazione del jump di Tristana. Come sapete, Tristana gode di una finestra di quasi immunità mentre sta effettuando il proprio jump, e questo può tirar fuori Ena dai guai di un ingaggio duro da parte di Effort Root a partire dal knock-up, dalla W di Rell. Quindi da questo punto di vista si danno due livelli di protezione, con Alistar che può frapporsi naturalmente tra l'ingaggio di Rell ed Ena stesso, ma con Ena che può per se stesso pilarsi saltando via dai guai. Quindi mi piace molto la scelta, vedremo probabilmente l'interazione compiersi durante la partita, ma in generale Tristana è un carry assolutamente da tenere sott'occhio, capace di grandi danni da subito, formidabile scaler naturalmente come molti marksmen, e qua rischia dalla W, occhio, poco da farsi. Arriva aggressivo, c'è anche ecco, i danni sono eccolo. Tanti, basta il jump, l'ultimo danno non arriva perché c'è lo schianto da parte di Effort che salva il tutto. Che rischio proprio per Effort, che ha utilizzato il suo summoner spell, subito pulita dal cleanse da parte di Ena. Capito i danni di Tristana da subito? Quella bomba che si gonfia sugli autoattacchi. Occhio all'invade. Ne ha ulti per andare su Croco. Non c'è Prio però. Croco? Però è arrivato anche il Ghost, È arrivato anche il Ghost da parte di Croco per salvarsi, perché aveva capito che la posizione non era delle migliori. Ci rimette qualcosina lava nell'andare ad assistere Unti, ma Unti è ben contento di raccogliere quello che potrebbe essere un doppio arco granchio se adesso decidesse di correre velocemente verso quello a sud. Ok, sono molto interessato anche per questa corsia superiore, perché, ripeto, per chi non avesse seguito la 13.3, cosa che avete giocato fino a pochi giorni fa, questo Pantheon è stato più spostato nella solo lane, ma allo stesso tempo non si sa quanto realmente possa fare bene in solo lane, dato che ci sono dei campioni molto forti. Camille è proprio il suo diretto avversario.
cosa può portare e cosa non può portare, lo scopriremo solo vivendo nel viaggio nella landa degli evocatori. Sicuramente uno dei selling point, uno dei punti salienti, uno dei motivi per cui si sono assicurati i Pantheon in questa draft è per stroncare le opportunità di gioco a formazione divisa che invece avevano gli LSB in diverse formule, come dicevo prima. Potevano giocare 1-3-1, potevano giocare 4-1. Nella 4-1 potevano prendere la sideline sia Summit che Fate, quindi era molto difficile gestire questa presenza nella corsia laterale ingombrante senza avere a tua volta un top laner che potesse avere presenza globale, a prescindere dal proprio TP. Quindi mi piace molto la scelta di giocare Pantheon top. Il fatto è che sicuramente non ha gli strumenti per il duello 1v1 che ha una Camille, che con le proprie due istanze di Q la community ci scherza, dicono è la ulti di Cho'Gath su una Q e poco ci manca in realtà. Quindi davvero anche con un magistrale utilizzo delle abilità da parte di entrambi i campioni, alla lunga Camille è destinata a distaccare Pantheon di diverse lunghezze. Però ripeto, almeno hanno messo una pezza sul fatto di avere, di essere lacunosi in fatto di gioco globale, di partecipazione. Quindi vediamo, Oya sicuramente sta giocando una lane difficile, ma potrebbe essere una delle chiavi di volta dello scontro. Ricordiamolo, Oya anche quello che ha giocato Gragas full AP, top, assolutamente. Quindi... lui è capace di fare tutto quello che volete nella vostra vita, può anche prepararvi il caffè mentre sta giocando una partita a League of Legends. Scherzi a parte, il discorso è proprio il fatto che Oya con questo pick si è proprio messo lì a dire l'early game deve essere mio, devo saperlo giocare bene, sicuramente di aspettare Umti, ma quando riusciranno a trovare la kill da lì deve snowballare fino a che la vita non gli passa davanti. Perché se dovesse riuscire a snowballare bene, cosa che non sembra in questo momento, perché Umti sta dando molta priorità alla corsia inferiore a questo drago infernale, Oya avrebbe la possibilità di dire a Camille, fino a che tu non arrivi ai tuoi due oggetti, non puoi fare assolutamente niente. Ma ora arriva subito il flash da parte di Fate con la carta gialla, la scelta veramente bene, i danni che arrivano proprio però su Effort, solo tanti, first blood preso proprio da Umti sull'avversario, poi stesso cambio di... support da una parte e dall'altra, ora Lava mette in carreggiata il tutto e fa capire agli avversari che da lì non si può più passare. Scambio di kill dei support proprio da parte dei due jungler. Ebbene sì, la situazione vede adesso un forte controllo della porzione inferiore di mappa da parte di Croco e Fate. Non è stato impiegato il teleport, bensì la ulti, quindi ancora presenza globale da preservarsi. Come elemento importante del game di Fate, il fatto di poter raddoppiare, creare di fatto situazioni di gank in ogni dato momento della partita, è uno strumento prezioso nelle mani degli sandbox. Oya ha teleportato invece, quindi potrà partecipare alle azioni solo se in range della propria ultimate. Questo è un segnale attorno al quale devono giocare i sandbox, attorno al quale devono costruire. Hanno un vantaggio pressoché inesistente, più un vantaggio posizionale, come vedi anche dalla visione acquisita a ridosso del drago. Dovranno convertirlo in una fight che gli dia ingresso libero al Dragon Pit. Rivediamo anche un po' l'azione, perché comunque l'avevamo un po' lasciata da parte pensando più alla corsa superiore. Il flash da parte di Fate ha permesso tutto questo, ma poi subito dopo hanno compreso che l'idea doveva essere quella di prendere il support. Abbiamo visto come Rell è andata subito all-in, ma non è andato tutto come volevano per il semplice fatto che The Light ha detto ok, voi mi volete morto? Perfetto. Io però aiuto prima i miei compagni a uccidere il support avversario e poi se muoio ho fatto il mio lavoro. Se non muoio posso andare comunque ad aiutarli nel counterfightare voi che siete rimasti più lontani dai miei compagni stessi. Quell'azione ha visto l'interazione col jump di Tristana. Era ancora da cominciarsi il salto, ha ricevuto la carta gialla sulla nuca, ma ha comunque saltato. Questo è un po' quello che sarà il counter anche agli ingaggi di Effort. Oh, arriva però occhio. In questo momento l'ingaggio da parte proprio di Effort. Umti lo prova a bloccare. I danni sono tanti ora proprio sul support dei Live Sandbox. Ora arriva Tristana, Rocket Jumper che non porterà nessun follow up in questo momento, ma comunque sono riusciti a prendersi l'Herald e a mettere subito a tacere il support avversario. Andato via, privato del flash, quindi a breve, qualora ci fosse stata una finestra per una bella flash ult play da parte di Rell, ciò non potrà accadere, sono attraverso l'ex flash.
e ne escono comunque tranquilli. Adesso è una fase di studio che presto tardi condurrà al drago infernale laggiù, perché insomma è importante, non ne beneficia solo una squadra, entrambe sono ben contente di mettere a segno dei poke forti di drago infernale, avere quindi danni migliorati. Non so perché in realtà non stia venendo condotto lo scontro già a ridosso del drago, mi aspettavo potessero pensare al trade invece di andarsi ad accapigliare la sua nord a ridosso della corte superiore. Vediamo, probabilmente da un lato i bro sanno di non avere guadagno il controllo della visione di quella porzione di mappa, dall'altro i sandbox sanno che una volta controllata quella porzione di mappa e sapendo che non ci sono gli avversari a fare drago, vogliono contestare qualsiasi altro obiettivo ai freddi di primo provi. Quindi ha perfettamente senso. Occhio ridosso di questo Drake, però. Infatti, perché hanno preso il vantaggio i bro, e i bro concluderanno con la presa di questo drago quando avevano completa visione i leave sandbox. È stato, non so come hanno, come ha aggrato in questo caso Croco il drago, ma non si sarà sentito di andare uno contro uno sapendo di non avere pressione in corsia inferiore. Sì, stavo guardando dalla minimappa, effettivamente Zoe aveva grossissima priorità lava su Fate, quindi, ma non mi sembrava ci fossero comunque gli estremi per concedere così facilmente il drago. Fate era comunque in possesso della propria suprema, quindi poteva bypassare l'ondata tranquillamente, arrivare sano e salvo a combattere a ridosso del Dragon Pit. Chiaro che non sia solo quello il problema, devono avere priority, perché perde un'importante ondata, perde esperienza, la torre viene danneggiata, magari concede addirittura luck, insomma. È un eccesso di cautela, secondo me. I sandbox potevano tranquillamente contestare con più ferocia questo obiettivo, forti anche del teleport di Camille, che se non erro non è da poco arrivato fuori dal cooldown, ma era già a loro disposizione. Io ripeto quello che ho detto prima, perché poi io vado anche a pensare molto a livello mentale. Dici, e se poi li sbaglio, perdo l'early e quindi vado a perdere quella pressione? E ripeto, essendo tutte e due ultime, vogliono dare una sterzata alla propria stagione. Abbiamo detto anche, l'hanno scritto anche nei key point, il broadcast coreano. È lì, quando riesci a toglierti quel blocco, vai a dire, ok, posso andare all-in, so che posso fare come te anche tu, hai il destino, hai il teletrasporto, puoi fightare, puoi provare un 5 contro 5, e se riesci a farlo bene, allora cambia totalmente le sorti della partita. Certamente, uno dei più grossi errori che vedo fare in fase di analisi e pronostico di un match di LCK o match di LEC, match di Pro Play, attenzione intanto sull'ingaggio. Eccoci qua, Oya solo contro 3, può fare veramente poco, anche se riesce a mitigare molto i danni degli avversari, nulla può. Ultimato Hextech per essere sicuri della presa della kill, e infatti è proprio Summit a trovare l'uccisione sul nemico. Facile sovranumero 3 contro 1, raccolta l'uccisione su Oya, questo sicuramente dà spazio a Summit, acquisisce la placca, acquisisce anche la kill, quindi un matchup già piuttosto volatile viene consegnato alle mani di Summit. Adesso Summit ha un forte vantaggio da esprimersi in questa corsia laterale. Dicevo, facciamo fin troppo in fretta a parlare di draft, a parlare di roster, di posizioni in classifica, di come viene, di come lavora il coaching staff, dei draft che consegnano quindi al proprio roster, ma alle volte tendiamo a dimenticarci che ci sono comunque degli esseri umani a pilotare questi campioni, e quindi per quanto un matchup debba andare in un certo modo, per quanto ci sia uno scenario ideale nel come va disputato un teamfight con una determinata comp, insomma, ci sono dietro delle persone che devono poi eseguire magistralmente. È chiaro che a questi livelli ci si aspetta un'esecuzione magistrale, ma non bisogna mai darla per scontata, bisogna sempre riconoscere i meriti e sottolineare i demeriti. Continua il farm da tutte le parti, c'è poco da dire e poco da fare, in questo momento siamo in una posizione abbastanza tranquilla, rivediamo l'azione proprio come sono entrati, tanti CC, poi la E comunque di Oya ha fatto capire che i danni, se si rimette di fronte, li può tankare. Assolutamente. Con quello scudo da spartano enorme, che fa un po' da ulti di Kayle, in un certo senso, ti rende immortale. Pantheon è capace di essere una prodigiosa frontline che mette anche controlli, capace di non poco danno, peraltro. Quindi un campione sicuramente interessante, tanto che, signori, fino a questo momento dello split ha avuto una presenza in draft piuttosto elevata. Non lo si concepiva come top laner, lo si concepiva come jungler prima della 11.3,
ma arrivava comunque in draft con un imponente 72% di presenza al draft, il settimo campione più presente, con 21 pick e 50 ban, quindi un campione molto rispettato in ambiente LCK. Intanto in corsia inferiore il Kraken Slayer, l'uccisore di Kraken, è stato piccato da Era, che va subito aggressivo proprio sul Root. Che rischio wow, che ha avuto in questo caso Root, che ha dovuto utilizzare l'istinto omicida non tanto per andare contro il nemico, ma per salvarsi. Ora Eia dovrà stare molto attenta. Arriva anche grande la carta gialla, l'Everfrost in questo momento. Summit trova la kill andando a prenderlo con l'ultimatum Hextech. Arrivato anche il Ragnarok da parte di Croco per essere sicuro che non ci fosse nessun CC a fermarli. Nel frattempo Ena continua ancora il suo Seaching nella corsia inferiore. Vogliono questa torre il prima possibile. Uno dei punti senz'altro salienti del kit di Tristana è la capacità di abbattere le torri con la propria granata, con gli autoattacchi molto veloci sin da subito. E questo povero Oya non sta venendo lasciato in pace, giustamente. Devono portare questa presenza globale a propria disposizione di Sandbox ad un vantaggio concreto, e quel vantaggio concreto per ora è quello che stanno consegnando nelle mani di Summit. Conduce per 2-0 nel score nel KDA rispetto al suo avversario di corsia, che è 0-2. Il differenziale di CS è pressoché inesistente, ma la torre viene adesso abbattuta per una cospicua lead nelle mani dello star player degli Sandbox, Summit. Dall'altra parte però è stato preso il drago, è stata presa la torre in corsia inferiore. Secondo me in questo momento, fra parentesi, vedere tutti e due i midlaner fare l'Everfrost è tipo un qualcosa che normalmente vedevi la Liandry, vedevi il vedevi Ludens Echo, e vedere l'Everfrost un po' qualcosa di diverso. Ah no, era solamente l'attiva che aveva preso l'Ave in questo caso, perché infatti aveva messo dalla sua il Ludens Echo proprio per avere un buff maggiore sui nemici. E ora attenzione però, perché potrebbero andare verso gli avversari. Deve arrivare anche la ultimate da parte di Pantheon, i danni sono tantissimi. Arriverà molto anche la kill sul nemico. Arriva da parte di Lava che blocca il Ragnarok e The Light su Effort 2-0. Non male, questo deve fare Oya dalla super top lane difficile che gli hanno preservato i Sandbox. Vendicarsi sui nemici con queste partecipazioni alle iniziative dei suoi, che sono stati un po' lasciati in pace. Finalmente abbiamo del vantaggio da esprimere da Lava, da Umti, dalla corsia inferiore, che comunque ha messo in difficoltà importante il duo Effort Root. Bisogna costruire attorno alle parti di mappa che sono andate bene, giocare di sacrificio. Questo è un po' il manuale del top laner che gioca Weakside, e qualsiasi campione è Weakside contro Camille. Non importa che non lo conosciate, non venga piccato di frequente, Pantheon, state più certi che non è contento di dover duellare con Camille. Lo testimonia il fatto che comunque c'è anche un certo differenziale di CS tra i due. Ora, gancato due volte Oya, indebolito il potenziale di presenza globale di Oya, forti di presenza globale con Fate che ha TP ulti, Summit che ha TP, devono far accadere delle cose. L'Herald in mid è sicuramente un buon modo per aprire la mappa. Alla mappa aperta gioca molto, molto, molto bene il roster di Sandbox. Chiaro che ci sia una certa urgenza quindi di andare a rompere quante più torri possibili, avere tanta visione profonda nelle giungle nemiche e giocarci attorno. Adesso non devono perdere questo vantaggio, però è gravissimo se si fanno scappare questo vantaggio. Ci sono già due draghi nelle mani di Fredith Brion. In realtà il goal differential per i Sandbox è persino meno di quello che doveva essere, però di nuovo il game è ancora tutto da scriversi, e una volta costruita una profondità di gioco nella giungla nemica, avendo battuto delle torri, i Sandbox giocheranno veramente al volante di questa partita. Siamo al 18° minuto e questo è un qualcosa di abbastanza normale, ma ancora non c'è un vero e proprio path alla fine di questa partita. Ma andiamo a rivedere proprio questo 2 contro 2, anzi questo 4 contro 4 vinto con 2 kill a 0. Sì, rapido collapse, come si definisce in gergo, quindi un T a fare da guardia. Questo pixel bash si traduce subito in un ingaggio duro da parte di Zoe e Udyr, coadiuvati poi dall'entrata in suprema di Oya. 2-0, facile, torna in partita Oya partecipando a delle uccisioni finalmente, ristabilisce anche la parità sul kill count, ma quello che importa è che tra un minuto spawner al Baron, tra 1 minuto e 40 al Drago, e a ridosso di questi obiettivi si può costruire qualcosa di importante. Soprattutto i Sandbox sono chiamati a rispondere ai due draghi già acquisiti dai Fredith Brion con un bel ingaggio
con questo effort che ancora non è in grado di effettuare flash ulti play, lo vediamo dal cooldown del suo flash, ma comunque può essere una chiave di volta delle teamfight da ora in avanti. Un'altra cosa da vedere secondo me è il fatto di come i due team stiano continuamente mettendo pressione in questa corsia centrale, perché ancora non c'è una vera e propria, bisogna andare avanti, ma ora arriva Omti subito contro Effort, in questo caso è Ayana, prova ad andare subito aggressivo, ora si muoverà verso Croco, arriva la bola di Nenana che non trova nessuno e riescono quindi a disingaggiare i ragazzi dei Live Sandbox. A 50 secondi dalla fine volevi togliere dalla strada Effort per poter mettere più pressione verso il drago della nuvola. Eh sì, tolto Effort è veramente difficile per i Sandbox condurre le teamfight. Hanno l'obbligo di essere loro ad ingaggiare con Effort stesso. Occhio al flame di Fate. Infatti, attenzione però anche a Summit, ora The Light va in front, la iniziamo a Umti, verranno a fermare in questo caso Effort, i danni sono abbastanza, devono stare molto attenti perché in questo caso arriva Oya, subito a dare una mano, Croco sta arrivando, deve stare attenti in questo caso, deve utilizzare i flash per scappare, in questo momento The Light viene ucciso da Fate, ora continua l'azione, gli bro devono scappare in qualche modo, Lava prova a mettere in difficoltà i nemici, utilizza la sua stasi e verrà ora abbattuto da Root. È stato un brillantissimo controingaggio per i Sandbox, li davo assolutamente per spacciati, invece sono stati abilissimi a lavorare attorno al fatto che le risorse dei Fairy Brion erano state spese per l'abbattimento di Croco. Gran bello utilizzo delle spell, gran bello spacing da parte di tutti i player coinvolti nell'azione da parte dei Sandbox, si concederanno un drago. Andiamo a vedere come su Croco, che fa buona guardia a Root, così come Effort, vengono espresse praticamente tutte le abilità, tutti i cooldown da parte dei Fairy Brion, che poi subiscono per forza di cose il flank di Fate e Summit, privi dei propri cooldown, sono costretti alla ritirata sull'high ground, arrivano all'inseguimento Ena, Lava e Ulti, ma con ancora tantissimo danno espresso da Root. Qua vorrei aver tanto visto il grafico dei danni del teamfight. Root, secondo me, ha messo danni nell'ordine delle migliaia, facili facili, 3-4.000 danni sembra aver messo sugli avversari, ed è un grosso boost che riceve la Kai'Sa, e non vuoi far entrare in partita così presto Kai'Sa con un'azione del genere. Gran bella giocata da parte di Croco ed Effort, che anche senza la giocata da Highlight, Flash più ulti di Rell, stanno facendo un eccezionale lavoro a pilare per Root. Ecco, un motivo per cui Tristana può essere definita un po' in parte rientrata in meta è il fatto che la Phantom Dancer è stata buffata, e quindi può essere un'idea del fatto di perdo Aphelios perché non c'è Thresh, perdo Casamira, perdo un altro personaggio, che mi può servire Tristana perché ho questo buff. Differenza di gold che è stata cancellata nella corsia inferiore, infatti vediamo che dall'altra parte Kai'Sa ha chiuso il collezionista, dato che comunque ora in questo momento, grazie al lungo pugnale seghettato e al Kraken Slayer, avrà la sua Q, la pioggia di Katia, upgradata. Dunque, quel vantaggio importante costruito da tutto il team attorno a Summit è di nuovo qualcosa che farà un po' da punto di partenza, da perno per le iniziative dei Sandbox. Quando Summit è in posizione o comunque in grado di teleportare all'interno della teamfight, quei 2000 gold di differenziale tra le due formazioni si sentono e sono tutte appunto su Camille. Quindi è indispensabile che Camille giochi il più possibile con il team. Viene quindi un po' rotto lo schema che pronunciavo in prepartita dell'1-3-1 o del 4-1. Sono ben contenti di giocare in teamfight fino a che Camille è la depositaria di tutto il vantaggio di gold. Faccio un inseguimento ai danni di Umti. Effort, che non credo possa venire abbattuto, ma assolutamente Umti. No. Umti ha messo dei danni, però, cioè, l'hai fatto solo per mettere paura a Effort in questo caso. Sì, l'ha messo in fuga, non credo ci fossero gli estremi per fare più di quello. Adesso devono costruire attorno a Camille, dicevo prima, infatti stanno, credo, virando verso la bot lane. Sì, credo vogliano ricongiungersi con Camille, o meglio, è Camille a ricongiungersi a ridosso del red side col resto della formazione, con Fate, che sta giocando in corsia laterale. Arriva subito il Ragnarok per bloccare la stun messa da Ulti. E questo è tanto, questo è grosso, perché ora si può provare un teamfight veramente importante. Nel frattempo che Oya e Summit continuano a darsi di santa ragione
con Summit che ha sempre il vantaggio rispetto al nemico e Fate che continua a prendersi la corsia superiore. Mm-hmm. Ha preso anche una grossa parte della giungla topside, infatti Umti arriverà sul posto non trovando alcunché da farmare. Hai lui, e questo è un modo di vincere i game, signori, non solo di inseguimenti folli e di teamfight forzate si vive, ma anche di abile comunicazione e gestione della mappa, acquisire più risorse dei tuoi avversari per una buona parte della partita. Il fatto di poter giocare con Fate e o Summit separati dalla formazione garantisce ai Sandbox di avere più gol per minuto, più esperienza per minuto, e questo presto o tardi culminerà con un teamfight dove avranno un cospicuo vantaggio di oggetti o di esperienza, per l'appunto, o entrambe le cose. Quindi pazientano, saggiamente i Sandbox, sono consapevoli di dover recuperare da un discorso di due draghi ad uno, ma hanno tutti i mezzi per guadagnare vantaggio. Per teamfightare e vincere, non ancora magari, ma per stare separati, acquisire più fan degli avversari, questo sicuramente sì. In questo caso vediamo come Ena stia provando ad andare verso una build composta da Critico e ora Fate si trova un po' in difficoltà. Il destino non può più andare all-in, è arrivata la ultimate da parte di Oya per bloccare il tutto e alla fine la kill è arrivata semplice, rapida. Dicevo di come Ena vuole andare per una build a Critico, ma dall'altra parte Luden's Oddman creato da Croco sa tanto di voi andare in faccia a Ena per non prendere tutto il danno che farebbe con il critico. Summit va a prendersi direttamente la corsia superiore della torre e ora i bro stanno provando a prendersi questo Brainusher, ma sembrano chiusi in questo momento dai team dell'East Sandbox, che ora prova ad andare su The Light, che va subito a utilizzare il flash, subito iperaggressivo, un ultimate da parte dall'altra utilizzata da parte di tutti e due i team, effort a prendere la kill su Ena, quindi perdono tutto il DPS, i ragazzi dei bro, una kill dopo l'altra da parte di tutti i team, però Hoya mette tantissimi danni, ora in questo momento stare molto attento, è Root da solo che può andare a chiudere anche questa kill, è la doppia per Summit e rimane solo Umti. Team fight vinto dai Lean Sandbox. Stellare la giocata di Root e Summit, capaci di mettere tantissimo danno a fronte del sacrificio di Effort, che ha commesso un grandioso ingaggio di W ed ulti. Davvero bellissimo il contro ingaggio rispetto all'headbutt più pulverized di The Light. Parte il nostro replay, la nostra analisi dal peak off ai danni di Fate. Chiuso da Umti e Oyin Suprema, vanno a prendersi il Baron a fronte di questo pick-off, ma non ci stanno, sebbene in quattro, i ragazzi dei Leaf Sandbox. L'ingaggio di Light è splendido, il follow-up, il contro-ingaggio di Effort lo è ancora di più e dà un sacco di spazio a Root e Summit per mettere il danno. Qua si stacca temporaneamente Summit, ma guarda come torna dentro e sbriciola completamente gli ultimi rimasugli del teamfight delle file dei Freddy Brion. Root è full HP e questo la dice lunga su come si siano mossi egregiamente all'interno del fight. Non è stato disturbato nemmeno per un istante, Root. La cosa che mi ha fatto più impressione è il fatto che il team fight dei Sandbox è stato: prendi Ena, distruggilo, ciao, abbiamo vinto. Quello è il discorso, cioè l'ultimatum Hextech è arrivato, ha messo KO direttamente Ena. Chi ti fa DPS? Lava, ma Lava deve farlo con le magie, con le spell. Non può metterti un DPS così continuo. No, e non ha assolutamente un consistente vantaggio di farm e esperienza per poterlo fare. Quindi sì, è assolutamente indispensabile che si vada a proteggere Ena dagli assalti, dai tuffi dentro la formazione nemica che possono mettere a segno Summit e Croco. E non è facile, non è assolutamente facile. Assolutamente no, nel frattempo con il Brainusher conquistato proprio dai Sandbox vanno a prendersi la torre in corsia centrale e la T2 in corsia inferiore. Questo vuol dire che in questo momento gli Sandbox hanno un plus di 3100. Arriva ora Oya a provare a prendersi probabilmente Summit, che dovrà scappare nella base nemica. Sembra che sarà quasi impossibile perché verrà preso anche dalla vola di Renanana. Si rimane sotto torre, rimane in vita il più a lungo possibile. Tempo. Non potrà fare niente se non decadere. Ma Wildcat e Wildcat hanno preso due torri, la T2 in corsia centrale e la T3 in corsia inferiore. Grande giocata, tutto sommato, ok, non era lo scenario idilliaco vedere Summit cadere così isolato dal resto del team, ma
D'altronde è stato investito moltissimo da parte dei Fredrik Brion perché ciò accadesse, la ulti di Pantheon, il collapse, quindi la rotazione di quattro giocatori proprio in prossimità della corsia superiore per impedire la fuga a Summit, e hanno capitalizzato magistralmente i Sandbox in risposta. Come vedi, ulti, lava, sta per arrivare anche The Light, era arrivato Oya in supremo alle spalle di Summit stesso, con quattro giocatori su Summit che comunque ci mettono quei 8, 9, 10 secondi per abbatterlo, capitalizzano magistralmente i Sandbox. Due torri per loro, ancora più pesante il divario di gol tra le due formazioni. Continua a non essere facile teamfightare per nessuna delle due squadre, continua a essere davvero il game di chiunque. Molto molto bello questo game, stanno giocando in un tenore decisamente più raffinato della serie precedente, più sporca, più fatta di inseguimenti folli, meno legata agli obiettivi. E questo mi fa molto piacere, significa che le due squadre stanno giocando molto sul serio, assolutamente affamate di risultati. Quello che volevamo vedere da queste due formazioni. Chiusa il frammento di infinito per Henna, questo vuol dire che proprio il Tristana andrà per la sua build più naturale, quella che si è vista sempre, quella che parla di critico, critico, critico e di nuovo critico. Se non avete capito, stiamo parlando del critico. Dall'altra parte invece Root continua con la sua build, potrebbe andare anche lui con un'altra build critica, perché vediamo che potrebbe esserci comunque la Brama Sangue o comunque frammento di infinito. Ecco, tu dici che questo match, 1-3-1 da manuale. Infatti, guarda, questo match proprio poteva andare da una parte all'altra, ma c'è Summit che sta giocando divinamente, c'è poco da dire. Assolutamente. Sì, 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 è stato oggetto delle attenzioni della propria giungla, del proprio support, del proprio midlane, quindi sta finalizzando molto bene. Wow! Gli spazi, occhio ai danni su Croco. Lava, con la sua stella, va a mettere tantissimi danni su Croco, che deve utilizzare Ragnarok per sicurezza. Ma ora arriva Oya con la sua ultimate, potrebbe andare addosso a Effort, infatti ci fa in questo momento. Arriva l'ultima Max, subito su The Light. Ora vediamo se i danni arriveranno in questo caso, perché Ela può mettere tutto il DPS che può. Root deve stare molto attento, Oya viene ucciso in questo momento, verrà ucciso in questo momento anche Summit, però viene preso The Light. Ora Root viene preso proprio da Tristana. Devono scappare in questo momento i giocatori dei Civ Sandbox e provano a fermare in questo caso Lava, grazie anche alla carta gialla. Umpti va veloce come il vento, prova a prendere Root. Root riesce a salvarsi, Root riesce a fare ora DPS, Root riesce con il sistema uccida, non ci riesce, invece ce la fa con la pioggia di Katia, doppia uccisione da parte di Ena, e ora rimane solo unicamente Croco contro Lava e contro Umpti. Ehi, Sperry Bro! Che follow up di Ena. A un certo punto ho temuto per il peggio, vedendo lo scatto di istinto omicida di Root, ma Ena era pronto e reattivo. In un istante ha polverizzato il carry dei Sandbox con una rapida raffica di danni, ma di danni AD portentosi. Rivediamo dall'inizio l'azione. Arriva il flank di Summit, che serve a dare tutto il tempo ai Sandbox per focussare Oya, che ce ne mette a cadere grazie al proprio scudo alzato. Summit a quel punto viene rapidamente inseguito da Umpti. Tutto il focus dei Fredrik Brion è per Summit, che viene isolato e abbattuto. Rimane nelle retrovie The Light, che cade, ma non prima di aver messo a segno un altro Pulverize. Effort viene colto e parte l'inseguimento, contro il quale poi veramente poco. Da una parte hai Udi, hai Ena, che ha tanta, cosa tanta mobilità. Qui? E hai anche Lava, che con il poke ha messo veramente una marea di danni. Guarda Ena come in un istante dissolva e poi flashy. D'altra parte era pronta ad abbattere anche Fate. Abatta Root, veramente molto ben giocata da Ena. Tristana sta rivelandosi un pick molto interessante. È un qualcosa che potremmo dirlo in questo momento: il team De Bro è Ena dipendente. Se Ena mette il DPS è la volta buona, e se Lava mette queste stelle potrebbe essere la volta buona, che possiamo dire che anche Lava fa il suo. Ora arriva la carta gialla, subito l'aggressione proprio sul ultimo avversario. Ena prova a fare DPS, non riesce a mettere su Effort in questo momento. Arriva ora l'ultimato maximum da parte proprio di Summit. Summit prende la kill su The Light, ma per il momento non riescono a prendere anche la kill su Ena. Ena continua a fare DPS, prende una kill, subito l'hai trattato. Sono 3 contro 1, 3 contro 2, 2 contro 1. E ora Summit è da solo, Summit deve scappare. Ma i Bro riescono sempre a vincere ogni singolo team fight. Occhio, perché Umpi non deve rischiare il pericolosissimo damage output di Summit. È ancora tutto lì con quelle due istanze di Kuma. C'è Lava. Ed è di nuovo Ace. È di nuovo Ace per i Bro. Wow.
stanno veramente giocando bene attorno ad Ena. Hanno fatto un sacco di giochi di perno, riposizionamento, vediamo dall'azione come Effort sembra sempre prendersi il miglior ingaggio possibile, ma all'ingaggio di Effort segua sempre uno spacing perfetto di Ena. Guarda Ena è da già 4 secondi che sta mettendo autoattacchi, sottoattacchi, sottoattacchi, non viene impensierito nemmeno dall'inserimento di X, di Ultimatum X-Tech di Camille, si riposiziona al di fuori dell'Ultimatum X-Tech con il focus di Croco e Root su di sé, ma nonostante questo riesce comunque a portarsi via Root all'ultimo autoattacco utile. Fosse rimasto Root in piedi, sarebbe stata una play che poteva ancora significare una vittoria di Sandbox, con Summit che poteva ricongiungersi col proprio di carry, ma così non è stato per gli splendidi sforzi di Tristana. Di nuovo si riparte, è un replay questa azione, non siamo live, sembra proprio arriva il destino da parte di Fate, che ha capito la situazione, ha detto ok, vi lascio il barone ma io mi prendo questi inhibitor ormai, e questa è l'unica azione che possiamo fare noi, già, perché nel 5 contro 5 perdiamo in un modo o nell'altro. Attenzione che però non è finita, nonostante la giocata di poco fa sia stata decisamente in favore dei Fredit Brion, che sono riusciti a compiere un ace, come vedi il grafico dei gold vede ancora i Sandbox favoriti di una manciata di centinaia di gold, sì è poco, ma sarà importantissimo lottare a ridosso di questo drago, mettendo a segno il fight della vita per l'una e per l'altra formazione. Soul point per i Fredit Brion, sarebbe il terzo Cloud Drake per i Sandbox, cioè disperato bisogno di mettere a segno il fight della vita, ma dicevo, è parecchio difficile per i Sandbox stessi. Hanno una comp molto buona per giocare 1-3-1, per giocare 4-1, ma nel teamfight dipende tantissimo dallo spazio che si crea per Root, perché come ho potuto vedere, anche con l'ingaggio dei sogni da parte di Effort, il controingaggio dei Fredit Brion è formidabile. Mi ricorda una cosa, Wolcat, che ero proprio una Defiance, l'anima della nuvola da movement speed, giusto? Yes sir. Pensa a Umti, Turbo e Chemtank con lo stesso Alistar, con l'anima della nuvola. Non li fermi, cioè ti trovi un treno di fronte, soprattutto per Umti, così da poter ingaggiare quando e come vogliono. E non ora è divertente. Non è divertente assolutamente, dall'altra parte va bene. Pensa anche lì, in questo caso, non hai un vero e proprio engager se non Effort. Avere anche lì l'anima della nuvola ti permette, a Croco soprattutto, di poterti volare in faccia. Assolutamente, infatti la lotteria dei draghi è di quelle buone per i campioni coinvolti nella partita. In realtà lo stesso discorso lo si può applicare sull'Olaf, lo si può applicare su Camille, sì, sicuramente beneficiano di questo soul point tutte e due le squadre, ed è proprio per questo che saranno molto motivate ad adottare a ridosso di questo obiettivo, anche perché prima del Baron mancano ormai parecchi minuti, sta ancora concludendosi la Baron Buff Lady poco fa, l'Elder naturalmente, lo ricordiamo per chi non avesse dimestichezza, può uscire solamente dopo che è stato compiuto il drago da soul point, quindi ora è lì che si gioca la partita, su questo soul point fondamentale, soul point che però i Sandbox potrebbero ancora decidere di contestare non sul drago, ma sullo split push, perché abbiamo visto prima, su situazioni di split push estreme, con ad esempio 2-3 inibitori down, si può andare a creare una giocata di backdoor, quindi si va a saltare l'intera formazione nemica per andare direttamente ad abbattere il Nexus. Ebbene, con una formazione che gioca così bene in 1-3-1 o in 1-4, è un'opzione per i Sandbox, devono stare molto attenti fra Fredit Brion. Voglio capire dove la regia coreana è andata a toccare, che cosa vuole far vedere, perché abbiamo visto che molte volte gli observer in Corea vanno a far vedere gli oggetti particolari, le statistiche particolari che possono avere i vari campioni. E in questo caso bisogna dire, bisogna capire anche quanto Tristana può formare. Vediamo, ha anche la Guardian Angel dalla sua. Questo vuol dire che in questo caso Tristana, che abbiamo visto sempre vincere gli 1v1, i 2v1, con la Guardian Angel sarà ancora più problematica per i Sandbox. E come hai detto anche tu, i Sandbox possono giocare di split push, possono giocare di backdoor, però non puoi rischiare, perché se sbagli un minimo backdoor, il game non è andato. Al baretto, nel bagno, dovunque vuoi può andare, ma va nelle mani comunque di Fredit Brion. Assolutamente, è un game davvero molto difficile. Sin dalla draft non avessero loccato questo santo di Oya su Pantheon, non so come avrebbero gestito la 1-3-1 o la 4-1 degli LSB. Sono stati veramente
cinici dal coaching staff ai giocatori nel prendere questa decisione sta rivelandosi fondamentale. Pensa a quanta fatica ha fatto in laning phase Oya e quanto comunque ancora adesso sia un perno fondamentale all'interno delle team fight, per come può rappresentare una frontline, per come può dispensare un controllo, e comunque di danni non ne fa pochi, molto durevole sì, ma anche capace di mettere del poke interessante con le spear e con banalmente gli autoattacchi, banalmente la presenza in teamfight, banalmente mettendosi il controllo e alzando il proprio scudo plitico a difesa dei contestati. Di vita. È un personaggio molto 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 buono i anche contestati. In queste fasi di partita. Contestati al Drake. E ora posso... Okay. Aspetta, ok, ma stanno andando direttamente in base. Il discorso di backdoor non va a segno. Questo no, è un grande problema. No. Non c'erano assolutamente gli estremi per far cadere la giocata. Infatti sono molto sorpreso dalla decisione degli LSV di concedere il drago senza avere reali finestre per mettere a segno uno split push vincente su un inibitore. Sono davvero molto sorpreso. Ok, quindi i Freddit Brion hanno preso l'anima e questo permetterà a Umti e Delight di veramente correre in faccia alla gente. E ora siamo a 45 secondi dal Baron, quindi puoi settare, perché guarda la minimappa, non c'è visione da parte delle LSB se non quel lume di controllo vicino alla tana dei lupi. È preoccupante. Allora, non lo so, di base era, non dico prevedibile che pensassero a rinunciare al drago, ma era sicuramente una delle loro opzioni, tanto che ci ho pensato io, che sono un analyst terribile. D'altronde era molto difficile prendersi il fight addosso così. A questi Brion. Sei un bravissimo analyst, Walker, per favore, grazie, non essere grazie, così cattivo con te stesso. Dicevo, era contemplabile come ipotesi proprio perché all'interno del teamfight questi Freddy Brion a questo minutaggio sono veramente difficili da confrontare. Ed è già successo due volte che infatti arrivano, arriva Umti, arriva anche Delight, c'è il tentativo di comunque di re-engage da parte proprio di Delight, dopo il tentativo da parte di effort di bloccare il tutto, leva, fa danni anche Delight, fanno danni tutti insieme appassionatamente, rimane solo Sabit che contro Oya può fare ben poco, ma c'è la Guardian Angel da parte proprio di Oya per bloccare ancora di più Sabit. Signori, ve lo voglio dire, questo è game. Questo è un modo di giocare ottimo, preciso e conciso. Questa è la vittoria da parte dei bro contro questi LSB. Un grande game davvero. Dalla draft all'esecuzione della draft sono stati formidabili i Freddy Brion e non avevano un compito facile. Davvero, grande applauso ai giocatori e al coaching staff. È stata una bellissima dimostrazione di forza. Ottimi, perfetti, precisi, c'è poco da dire e poco da fare. I Freddy Brion hanno giocato un game come lo dovevano giocare, dal minuto 1 fino alla fine. Dall'altra parte si è visto come gli LSB non sembravano in partita minimamente. No, assolutamente. Non avevano una strat facile da mettere in atto, a tratti hanno avuto l'opportunità di giocare come volevano in 1-3-1, in 1-4 con Camille o Fate isolati, ma hanno risposto egregiamente a questa strategia. Davvero, dalla draft phase all'aggiudicarsi questo Pantheon che dava presenza globale e compensava le difficoltà della formazione nel gestire gli split pusher, al fatto che Udyr sia stato onnipresente e infatti è il mio personalissimo MVP. Udyr Umti, spettacolare, ha una partecipazione, credo abbia un indice di partecipazione del 99%, era ovunque in ogni dato momento, non ha permesso ai sandbox di poter fare affidamento al piano di vittoria, alla chiave di vittoria attraverso split push. Fantastici, davvero. I Freddy Brion mi stupiscono sempre perché alternano dei game sporchi dove, nonostante siano in controllo dei power pick migliori del meta, non li sanno pilotare nel migliore dei modi, a game in cui sono chiamati a una risposta difficile come quella di draftare last week Pantheon top per colmare le difficoltà di presenza globale, e poi giocano così egregiamente una strategia che non vedi di frequente. Quindi bene così. Bene che abbiano vinto con questo tipo di game contro i diretti concorrenti per il fondo classifica, per schiodarsi dal fondo classifica, meglio dire. C'è anche da ricordare che è solo il game 1, ci sono possibili altri due game nel caso in cui i Sandbox andassero a vincere game 2. I Freddy Brion però hanno dimostrato di saper giocare bene, di saper giocare assolutamente nel migliore delle loro occasioni. Bisogna anche dire che tu giustamente mi hai toccato il fatto di Umti, ma guarda i danni di lava, guarda i danni di Ena, che cosa pazzesca, il trittico top, mid e AD carry
hanno preso per mano il proprio team, hanno detto venite con noi, voi fate il vostro sporco lavoro, noi ripuliamo qualsiasi cosa che si trova di fronte. Davvero una gran partita di tutti, davvero, di tutti, 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 ma proprio tutti. Anche De Light ha fatto degli ingaggi spettacolari, dei contro ingaggi spettacolari. È stato richiesto un enorme sacrificio a Doia, che però lo sappiamo, è un po' il baluardo, l'emblema del top che gioca da supporto in un certo senso, no? Che si sacrifica, che non fa di tutto il farm, il suo farm, non ti ripulisce la mappa come un Doran dal farm, anzi accetta di stare a basso regime di CS ed essere comunque efficace e utile alla causa, in questo caso con Pantheon, tra l'altro, che non è il più immediato dei campioni da far funzionare a basso livello di farm. Devi sceglierti veramente molto bene i tempi d'ingresso nel teamfight. Se vuoi essere efficace devi naturalmente mettere a segno il tuo controllo e poter essere immediatamente in grado di tankare una grossa mole di danni alzando il tuo scudo. E qui ci sono alcuni degli highlight che hanno appunto visto Oya protagonista. È partito da una situazione di 0-2-0, molto, molto messo in difficoltà dalla coppia Summit-Croco, ma non per questo è rimasto in panchina a guardare il game finire nelle grinfie dei suoi avversari. Qui mi ha davvero molto sorpreso il controingaggio, perché sull'azione di Effort ero già pronto, avevo già i titoli di coda della partita negli occhi e mi immaginavo già Effort MVP, è una storia già vista, è una rella MVP che fa la ulti su 5, spettacolare, knock up ulti su 5, fantastico, meraviglioso, ma il controingaggio è stato magistrale. Qui, il flank, quello che deve fare Camilla all'interno del teamfight, non può gettarsi front to back 5 contro 5 perché viene assolutamente focussata e rasa al suolo in un istante, va a prendersi un flank molto interessante con cui consente ai suoi di prendere un'uccisione che però viene subito ribaltata dal puntuale focus dei Freddy Prion, che vanno prima su Summit e poi si lanciano all'inseguimento. Umti su Root, zona magistralmente così che Lava possa mettere le spell a lungo raggio a segno, Ena prima di cadere per un soffio riesce a portarsi via Root, consentendo il 2 contro 2 che è praticamente un 2 contro 1 perché Unti abbatte prontamente l'avversario che ha dinanzi a sé per poi lanciarsi all'inseguimento e consentire poi la pulizia per la prima carneficina di due che avverranno in rapida successione. Qui ancora un highlight della medesima giocata, vista un istante dopo, però. Pardon, non è la stessa identica giocata, è una giocata quasi fotocopia con uno splendido ingaggio di effort ancora una volta. Questa volta però fate particolare attenzione a come Ena sia 1 contro 3, isolato dall'ex tech ultimatum, non per questo cadrà. Anzi, riuscirà a destreggiarsi tra il focus di Croco e di Root, se li porterà entrambi nella tomba e poi darà ai suoi l'opportunità di colmare l'ace. Giocata successiva, questa volta c'è davvero poco da fare. Qua il vantaggio inizia a essere veramente importante per i Freddy Brion. Hanno messo una marea di danni ancora prima di concretizzare il vero e proprio ingaggio. Vanno a ripulire la mappa e per quanto gli accadrà nell'1v1 isolato per mano di Summit, la base poi è alla mercé dei Freddy Brion. Davvero una gran bella esecuzione di questa draft e la cosa che mi piace più di tutte è che l'abbiano messa insieme in reazione a un evidente piano di 1-3-1 o 4-1 dei propri avversari. Abbiano salvato la draft con questo last pick Pantheon fantastico. Bisogna dire anche che stanno rientrando dei pick abbastanza particolari. Tristana, è entrato Kane nelle prime due partite in questo momento e ora sarà interessante vedere quello che succederà dopo, perché in questo caso il game 2 sarà molto importante. Lo vedremo naturalmente, ma dopo la pausa. A tra poco. On to Doran, who immediately gets popped. It's a one for one so far, but it's the big frontliner that's taken down. Shockwave onto three is huge, but then the answering ulti from Yukal. Oh my god, the Seraphine value's coming in now. Instant triple kill. Do an apology because Morgan has not seemed to be the answer so far. As Chovy gonna have to flash, and the follow flash is going to be there. Chaos Storm goes down, but Chovy is not escaping this one. That's gonna be a free kill over to Fate. They trade flashes, but still, the Azir comes out on top.
Yeah. So and that's like the feeling that you get in every single lane, right? Like it's not bad. Zeus. Yeah, he might be in a little bit of trouble here as he does get Meganna. There is the Gnar back. It's going to get rid of three of them for now. We'll see whether he can move fast enough. They're going to bring an extra person as Asterix does go off. In he goes once again. That's the double one. The sleep comes down. Zeus is unkillable in this game. What the hell was that? Almost the triple kill there as the Empress Divide gets rid of Rich. He flashes on back in. He wants to try and take down Faker, but he just doesn't have enough damage. It's a double kill. Non faccio fare nulla. Hai detto? Sono da bevocchi. O te? Salmane? Crocodile is Peter. Gonna get taken. Sorry, yeah. Think that about half health is Teddy. Feather storms. Can he actually get into position? Oh, the face break is so good out of Bay. Faker's gonna go down, and Bay gets right on top of the rest of the members of T1. And I have a feeling this is just it. That's the ace, and that's gonna be the game. Nongshim will bring us to Faker's 600th.